Ciao a tutti, oggi voglio fare con voi un nuovo video. Faremo un video di cucina, come ho promesso già sulla pagina di Facebook a un paio di persone. Questo video lo dedico a Teresa. Guardami bene attentamente, che questo è per te. Vedi tutta la procedura e non ti sbaglierai. Andremo a fare un calzone di cipolla. Questo è tipico pugliese, viene fatto a Bari, è diciamo la pizza fatta con ripieno di cipolla, formaggio, olive nere. Io metterò quelle verdi e poi che più acciughe. So che anche in altre parti ci aggiungono l'uva sultanina, però a me personalmente non piace, perché non mi piace proprio sentire il sapore agrodolce con la cipolla e l'uva sultanina. Per fare tutto ciò, ci occorrono come ingredienti 1 chilo di cipolle, grossolanamente più o meno un 20 grammi, 30 grammi di olive. Poi vi farò vedere nel piatto più o meno la quantità e vi faccio vedere come faccio io. Per fare la base, per fare la pizza, dovete andare a vedere il mio video che feci tempo fa, quello dei panzerotti. Io comunque ho messo 1 chilo di farina, 7 grammi di sale, acqua quanto basta, lievito uso sempre il mastroforaio, quello che mi trovo abbastanza bene, pizzico di sale, 7 grammi, ho messo circa all'incirca 2 cucchiaini di zucchero. E ho fatto l'impasto. Vi voglio dire anche un altro segreto, che adesso vi andremo insieme a vedere il mio impasto come lievitato. Quando l'andrete a mettere nel forno, visto che in questi periodi fa molto caldo, basta solamente un'ora all'incirca di tenerla nel forno ben coperta. Vi dico di accendere la lucetta, quella del forno, perché il caldo aiuterà la lievitazione. Questo è un segreto che non tutti sanno. Io l'ho messo in pratica, è veramente ottimo come metodo. E che più dirvi? Vi porto in cucina. Un grosso bacio, ciao Terry, e ci vediamo. Ciao. Ciao a tutti. Allora, come vedete, io ho usato 1 chilo di cipolle, le ho tagliate abbastanza sottili, in questa maniera, come spessore. L'ho messo in una padella con dell'olio e adesso le faccio, diciamo, friggere. Non che debbano diventare proprio dorate, ma devono prendere colore. Una volta fatto tutto ciò, io ci vado ad aggiungere acqua e li copro finché diciamo, si afflosciano. Poi andrò ad aggiungere sempre dentro nella padella un po' di pelato a cubetto per dare colore, sale e li lascio mantecare. La quantità di olive che andremo a mettere, fatta a rondelle, è questa qua. Io più o meno ho usato un vasetto di 250 grammi, però non tutti perché le altre se le sono mangiate. Adesso insieme vi voglio far vedere, questo è il mio impasto, la base che faccio io per fare i panzerotti, le pizze. Andremo a vedere insieme dopo di un'ora quanto è diventata. Eccola qua. Vedete che bella? Come è diventata bella lievitata. Vi dico un segreto: per far sì che la massa sia veramente buona, per fare, cioè da noi si chiama la massa, cioè qui si chiama impasto per pizza, per farla venire bene, vi chiedo di impastarla almeno per 10-15 minuti, che deve diventare veramente bella, liscia, omogenea. Così avrete, una volta avuto un impasto veramente buono, potete automaticamente procedere a fare pizze, panzerotti, pizze rustiche, quello che più vi piace. Una volta che la cipolla è cotta, poi vi faccio vedere la procedura e come l'andremo a fare, altri ingredienti che andremo ad usare. Una volta fatto assorbire, diciamo, l'acqua che abbiamo aggiunto nella cipolla, andiamo ad aggiungere 2 cucchiai di pelato a cubetto. Li facciamo cuocere per altri 10 minuti con il coperchio e poi andiamo ad aggiungere le olive. Li facciamo cuocere per altri 5 minuti, girandole sempre. Volevo dirvi che mi sono dimenticata, aggiungete all'inizio il sale sulla cipolla, così vi aiuterà a farle ammosciare prima, perché il sale caccia un po' di acqua dalle cipolle e cuociono più subito.
La cipolla deve essere morbida, di questa consistenza. Li facciamo cuocere bene. Cotta la cipolla, la prendiamo e la mettiamo in questa ciotola. Andiamo ad aggiungere formaggio grattugiato, io aggiungo per gusto personale perché mi piace molto, è facoltativo, però se seguite passo passo la ricetta che vi do, provatela così come io faccio, vado ad aggiungere sfoglie di grana o parmigiano, quello che voi abbiate, e provolone, così, in questa quantità. E poi aggiungo un uovo per amalgamare il tutto. E vado ad impastare, ad amalgamare. Allora vado a mettere nella placca del forno un po' di olio e ungo la mia teglia. Poi vado a fare lo spessore di sotto della pizza. Cerco di non farlo né tanto doppio e né tanto sottile. Cerco di aiutarmi con le mani ad allargarlo in questa maniera. Così. Poi metto il mio impasto dentro. Così. Non andiamo a metterlo direttamente sui bordi. Così. E poi andiamo a fare la copertura. Così lo vado un po' a livellare in questa maniera, cerco di lasciare un po' di bordino, se no fuoriesce. Così io vado a mettere il forno già caldo al massimo a 250, lo tengo giusto per 10 minuti neanche, proprio come vedo che cuoce, inizio a vedere che è cotto sotto e sopra bello dorato, lo vado a togliere. Mi raccomando, non fatela troppo doppia la sfoglia di sotto, sennò poi vi rimane cruda, perché il ripieno dentro è già cotto, ha bisogno di cuocere solo la massa. Adesso ci vediamo dopo quando faccio il coperchio e l'andiamo a infornare. Sono andata a fare il coperchio, lo spessore mi raccomando fatelo sottile in questa maniera qua, fatelo sottile, non molto doppio. Poi andremo a fare, diciamo, il cordoncino, così, vieni sulle mani. Dobbiamo farlo in questa maniera. Cerco di farlo più stretto possibile. Così. In questa maniera. Una volta fatto questo, vado a mettere un filo di olio sopra per ungerla, così, lo spalmo direttamente con le mani, diciamo proprio la vado proprio a massaggiare, così. In questa maniera. Forno già caldo, mi raccomando.
cerchiamo con le mani di fare pressione sopra e cerchiamo un po' di distenderla, di allargarla così. Poi con una forchetta, che non ho, mi prendi una forchetta per favore? Aspetta, sei sulla pizza che la prendo. Con una forchetta la vado a bucherellare un po' per far uscire l'aria, per non farla gonfiare. Così. Cerchiamo di andare anche sul bordo, in questa maniera. Con questa massa che ho appena fatto, questo impasto, possiamo andare a fare anche la pizza rustica di carne. La procedura è come quando ci si cuoce la lasagna, la carne macinata si fa soffriggere leggermente e poi ci si aggiunge prosciutto cotto, mozzarella, un po' di pomodoro, quello che si vuole. Se poi avete piacere che ve la faccio, basta che me lo chiedete dentro un video nei commenti. Vi dico che la pizza fatta così la potete mangiare anche di sera, perché è veramente molto molto dolce, non è pesante. Adesso la andiamo a infornare, io la metto alla seconda parte di sotto, qui, partendo da sotto. Fai vedere il fuoco massimo, ventilato, lo faccio io, avvicina di più se non si vede, ok, lo faccio a fuoco ventilato. Un 10 minuti di tempo, poi mi raccomando, vedete sempre il forno. Ci vediamo dopo appena la pizza è sfornata. Ecco, la mia pizza è appena uscita dal forno, il mio calzone di cipolla. Un odore fantastico. Peccato che non lo possiate sentire. Bella, croccante fuori. E buona dentro. Ciao, ci vediamo al prossimo video.